Benvenuti tutti su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo Andreotti che si è svolto a Palermo il 9 giugno del 1998. In aula ascolterete la testimonianza dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino. Buon ascolto. Allora, per quanto riguarda Pomicino, avete accertato qualcosa, pubblico ministero? Dico. Sì, Presidente, abbiamo accertato che nel procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli col numero 4740/95 modello 21, l'onorevole Paolo Cirino Pomicino era indagato per 110 e 416 bis per una ipotesi di appartenenza al gruppo camorristico Alfieri Galasso, e vi è stata una archiviazione del GIP in data 21-12-95. Non riuscivano a farci avere il documento perché l'avrebbero dovuto prendere dall'archivio e passeranno alcuni giorni, quindi è un fatto che solo successivamente provare documentalmente. Signor Presidente, proprio sulla scorta di quello che è avvenuto poc'anzi col teste Finocchiaro, siccome è evidente che il pubblico ministero, per valutare la credibilità del teste Cino Pomicino, non può non fare domande sulla natura di questa partecipazione, sui rapporti tra Alfieri, Galasso, con altri esponenti della criminalità, allora il teste Pomicino avrà in questo caso la facoltà di non rispondere. Questo dimostra come non lo possiamo sentire nella qualità di testimone, perché altrimenti nel momento in cui io gli porrò queste domande, che certamente sono importanti per valutare la sua credibilità, ci troviamo in una situazione in cui lui è imputato in reato collegato, non può, io non gli posso fare le domande, o lui può avvalersi a facoltà di rispondere, o se risponde senza difensore c'è un atto nullo. Allora, la difesa ha qualcosa da osservare su questa richiesta? Per sentirlo come teste o come imputato in reato collegato? Ma guardi, noi siamo, rispetto al problema, siamo abbastanza indifferenti perché a noi interessa soprattutto di procedere all'esame di Cirino Pomicino. A noi sembra che questi discorsi sulla esistenza o meno di una connessione, fatti così in astratto, siano abbastanza inconcludenti perché, ripeto, come già avevo detto prima, non è sufficiente una identità di titolo di reato per dire poi che c'è questo rapporto di connessione, né basta dire che sono stati rilevati rapporti tra esponenti della camorra con esponenti della mafia, eccetera, eccetera, per dire che nel caso specifico c'è una connessione che riguardi Cirino Pomicino. Secondo me, allo stato attuale non c'è nessun elemento che ci consenta di dire che c'è una situazione di connessione, da implicare quindi l'attribuzione di questa qualifica al testimone e addirittura l'assistenza di un difensore. Se in corso di procedimento, in relazione a quello che si dirà, dovessero emergere degli elementi, si prenderanno dei provvedimenti, ma quelli previsti dalla legge. Allo Stato io credo che si possa procedere senz'altro all'esame del Pomicino come testimone, ma per il resto ci rimettiamo comunque al Tribunale. E allora il Tribunale si ritira in Camera dei Consigli. Il Tribunale ha emesso la seguente ordinanza, decidendo sulla questione posta dal Pubblico Ministero in merito alle modalità con cui procedere all'esame di Paolo Cirino Pomicino, citato alla difesa nella qualità di testimone, che per conto del Pubblico Ministero ha rilevato che sussisterebbe connessione in quanto il predetto Cirino Pomicino è stato indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 416 bis del Codice Penale dalla Procura della Repubblica di Napoli, il relativo procedimento concernente i presunti rapporti intrattenuti con esponenti del clan camorristico Galasso Alfieri è stato definito con provvedimento di archiviazione, di guisa che suddetto dovrebbe essere esaminato con la garanzia di cui all'articolo 210 Codice Procedura Penale, rilevato che nella fattispecie ha avuto riguardo alla natura dei fatti addebitati a Cirino Pomicino. Non si ravvisa né un collegamento probatorio, né un nesso teleologico, né una connessione conseguenziale o occasionale tra i reati per cui si procede a carico del senatore Andreotti e quello già contestato al predetto Cirino Pomicino, che pertanto deve procedersi all'esame dello stesso nella qualità di teste, decidendo altresì sulla richiesta della difesa di estensione del capitolato riguardante Cirino Pomicino,
sia alle sue conoscenze in ordine alla corrente andreottiana e ai rapporti con esso l'odierno imputato, sia in merito alla conoscenza del testo in ordine all'espirazione del dottor Falcone, e comunque su quant'altro già riferito dinanzi al pubblico ministero di Caltanissetta nel verbale oggi esibito alla difesa dal pubblico ministero udienza, considerata la richiesta della difesa è manifestamente tardiva e pertanto va rigettata, per questi motivi dispone che Cirino Pomicino Paolo sia esaminato sulle circostanze dedotte nella qualità di testimone. Rigetta la richiesta della difesa di estensione del capitolato riguardante Cirino Pomicino formulata all'udienza odierna. Si accomodi Cirino Pomicino. Si accomodi. Venga, venga. Senta, onorevole, anzitutto lei consenta di essere ripreso dalla telecamera oppure no? Cioè, lei... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non assumere nulla di quanto a mia conoscenza. Si accomodi lei. Sono Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3939. Lei ha detto di essere stato sentito dai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, Giordano e Tescaroli, su questa stessa circostanza. Dopo essere stato sentito dai magistrati di Caltanissetta, lei ha riferito al senatore Andreotti che era stato convocato da questi magistrati? Che era stato sentito su questa circostanza e gli ha riferito il contenuto di questa deposizione? No, ma è veramente l'onorevole Andreotti gliel'avevo detto prima. Quando venne fuori la vicenda che... La domanda è questa. Non se lei Andreotti ha riferito la circostanza, se lei Andreotti ha riferito. Io sono stato convocato dai magistrati della Procura di Caltanissetta che mi hanno sentito su... circostanza, ho detto queste cose. Ma questa perché è la domanda. Io non avevo capito, io avevo capito la sua domanda e tentavo allora, di discutere. All'onorevole Andreotti l'episodio io lo avevo detto prima dichiarandomi disponibile a testimoniare. Quando sono stato convocato dai PM di Caltanissetta ho ridetto a distanza di tempo ad Andreotti che ero stato sentito sull'argomento. Punto, perché siccome è un argomento peraltro così semplice, quello di aver visto due persone uscire da una stanza, non è che ci fossimo, come dire, avessimo avuto una grande elaborazione sull'argomento, ma che dalla mia intervista mi avevano chiamato i PM di Caltanissetta e io avevo riferito quello, già gli avevo riferito antecedente. Ho capito. Senta, i magistrati di Caltanissetta, Giordano e Tescaroli, l'hanno sentita nell'ambito del processo che riguarda la strage di Capaci? Esatto. E lei perché ha riferito ad Andreotti il contenuto di una deposizione che riguardava non il suo processo, ma il processo della strage di Capaci? Forse non sono stato chiaro nella risposta precedente. L'argomento, quello che io ho visto, l'avevo già riferito ad Andreotti prima della convocazione. E questo è chiaro. Uno. Due. Sono stato convocato dai PM di Caltanissetta, peraltro era un dato pubblico. Veramente noi l'abbiamo appreso stamattina alle 9.40. E in realtà ho ridetto a Andreotti, sa che su quell'argomento poi sono stato sentito dai PM di Caltanissetta. Punto. Siccome non è che c'era una cosa, come dire, da dire piuttosto complessa, era una banalità che era quello che io... Già l'aveva detto. Lei attualmente è sottoposto a processi penali, procedimenti penali? Io ho avuto 16 o 17 archiviazioni, compreso quello per il 416 bis. Ho avuto 3 condanne per vicende esclusivamente legate al finanziamento dei partiti.
sono stato sempre prosciolto dall'accusa di corruzione e ho ancora 7-8 procedimenti. Queste condanne per quali reati? Finanziamento illecito. Cioè? Finanziamento dei partiti, finanziamenti non dichiarati. Ho capito. Illecito perché non dichiarato. Ho capito. Perché se fosse stato dichiarato, e che pene sarebbe lecito. Che pene le sono state inflitte? Un anno e 8 mesi sulla vicenda Enimont. 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 Sul contributo di alcuni imprenditori napoletani, 2 anni. E su un altro processo, 3 anni. In primo grado, Enimont invece in Cassazione. Senta, e gli altri processi che sono pendenti? Più o meno sempre le stesse cose. Ci sono, ci vuole dire i titoli? Ah, io non è che abbia poi, siccome sono tanti, come ella sa, l'aggressione alla mia persona è stata notevole, e d'altra parte delle 17 archiviazioni, o le 16, non vorrei sbagliare, ne sono la testimonianza, non è che adesso i 7-8 processi, i 7-8 processi che ancora, se vuole, tento di raccontarglieli. A me bastano i capi di imputazione, ma si tratta di corruzione, concussione, di che si tratta? Ma i capi di imputazione sono sempre gli stessi, all'inizio. Poi si concludono nei termini, si sono conclusi i primi 20 procedimenti. I capi di imputazione sono sempre finanziamento, corruzione, e nel caso di Foggia concussione, ma quei magistrati, quei pubblici ministeri che mi hanno rinviato a giudizio, hanno richiesto rinvio a giudizio per concussione, sono processati per lo stesso argomento, per falso e abuso di ufficio al Tribunale di Lecce, e il dibattimento è già in corso. Per falso è relativamente all'istruzione di questo per aver estorto a determinati testimoni alcune dichiarazioni accusatorie. Sono stati rinviati a giudizio. Devo dire, uno purtroppo è morto, l'altro invece è rinviato a giudizio per falso e per non so quale altra imputazione, ma sempre legato alle dichiarazioni storte e accusando me e un'altra persona. Per quanto riguarda il procedimento per 110 e 416 bis, qual era il contenuto di questa imputazione? Cioè esattamente che cosa le veniva addebitato? Mi veniva addebitato un rapporto con alcuni ambienti malavitosi, camorristici. Persone? Può dire i nomi? Chi erano? E le dichiarazioni. Cioè le persone con le quali le veniva addebitato di avere rapporto? Uno era il pentito Galasso e un altro il pentito Alfieri. Devo dire che io ho avuto la fortuna di avere un PM che ha indagato senza pregiudizi e ovviamente non poteva riproporre l'archiviazione, cosa che ha fatto e che il GIP ha ovviamente accolto. Devo dire che sulla base di alcune imputazioni, quali ad esempio una in particolare, che io avessi fatto affidare da un imprenditore amico la costruzione di un silos nel porto di Napoli, questa era la richiesta, la deposizione del pentito che poi fu trasmessa pure alla Camera dei Deputati. In realtà io poi mi informai dal porto chi avesse costruito questo silos, il silos non c'era, non era stato mai costruito il silos, quindi ecco, era quello che poi, ripeto, alla fine il pubblico ministero, facendo un'indagine, devo dire a 360 gradi, perché è durata un'indagine di 2 anni e mezzo, quindi non di un giorno, ha proposto l'archiviazione. E il GIP senz'ale ha decretato l'archiviazione. Nel 1990 lei era ministro del bilancio. Sì. In data 5 settembre del 1990 ha partecipato. Consiglio di gabinetto? Ha partecipato in qualità di ministro del bilancio a un consiglio di gabinetto convocato da Andreotti in qualità di presidente del consiglio, avente per oggetto, riassumo, i contrasti che si erano verificati tra l'ENI e la Montedison, controllata dalla famiglia Ferruzzi e Gardini, azionisti della Enimont, per il controllo della gestione della Enimont. Sì. Cioè la prima domanda è se... La capiamo, anche sotto il profilo della credibilità, è un po', io mi permetto proprio di sollecitare eventualmente un'ordinanza sul punto, Presidente, anche per incominciare a creare un minimo di giurisprudenza. È chiaro che la pertinenza con l'oggetto del capitolato non c'è e quindi sotto questo punto di vista non c'è da discutere, e siamo alle solite, il profilo della credibilità, però
questa credibilità deve essere pure in qualche modo rapportata all'oggetto del capitolato. Ora, io capisco che si possa chiedere se faceva parte della corrente, se era amico, se aveva complacenza. Scusa, ma... sulla vicenda Enimont la sentenza è definitiva oppure no? No, se è ancora in giustizia. Insomma, ecco, mi sembra che adesso gli si vada a chiedere cose che proprio veramente non hanno nessun tipo di attinenza con questo oggetto, non può essere considerato un qualche cosa che attiene alla credibilità. Sì. Poi ripeto, io non voglio fare il difensore d'ufficio dell'onorevole Pomicino, l'ho già detto anche in altre occasioni, mi sembra che in questa maniera si dilata oltre ogni limite ragionevole l'ambito del controesame, sia pure nel profilo della credibilità. Presidente, sì, io vorrei svolgere un'argomentazione, ma poiché questa argomentazione potrebbe condizionare il teste o eventualmente portare a conoscenza del teste l'itinerario delle domande successive, chiederei di far allontanare il teste conoscente. Allora, signor Presidente, questa domanda era la prima di un itinerario, perché chiaramente se io voglio sviluppare un'argomentazione non posso partire dalla domanda finale se prima non ho conferma sui presupposti di fatto che giustificano la domanda finale. Cioè, ha partecipato Pomicino a una riunione del comitato di gabinetto? Se non ha partecipato non ha senso che io faccia la domanda finale. Qual è il senso di questo grappolo di domande? Ma noi non gli dobbiamo fare il processo che si è fatto... No, non gli dobbiamo fare il processo. E chi ancora... No, comunque dovrebbe essere avvertito da... Presidente, capire le imputazioni che ha avuto, conoscere... Signor Presidente, la questione sta in questi termini. Noi abbiamo acquisito verbali delle dichiarazioni rese da Pomicino dinanzi all'alta autorità giudiziaria, nelle quali ha fatto alcune dichiarazioni. Perché noi riteniamo di poter fare queste domande? Ed ecco, io stavo ponendo il problema quando si parlava del teste Finocchiaro, proprio perché volevo anticipare questo tema, perché Perché... Noi abbiamo rigettato l'estensione del capitolato, sì, su queste dichiarazioni. No, questo non c'entra con... sulla base dell'articolo 194 secondo comma, che dice che l'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni, nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. Rapporti di interesse possono essere chiaramente anche rapporti di interesse economico che possono intercorrere tra il teste e l'imputato, o altre persone, o i rapporti di interessi possono essere anche rapporti non diretti ma mediati, per esempio il rapporto Pomicino-Lima-Andreotti, un rapporto non è che deve essere per forza diretto, può essere anche mediato. Ma qui la vicenda è semplicissima, la vicenda è sulla base dell'ammissione dello stesso Pomicino, non delle accuse altre, di quello che lui ha ammesso fino ad ora, di aver ricevuto 5 miliardi da Ferruzzi per finanziare la sua corrente, di avere elargito queste somme a esponente della sua corrente, tra cui Lima, a cui ha versato 1 miliardo e 100 milioni. Quindi l'itinerario finale delle domande sulla base di questi presupposti di fatto è: lei ha versato somme a Andreotti di questa tangente Enimont? Quindi ci sono stati rapporti di interesse economici? Queste somme sono state destinate al finanziamento della corrente o per scopi privati? Andreotti era a conoscenza? La domanda è ammessa. Teniamo conto di tutti i controesami fatti dalla difesa sui pentiti. Sui collaboranti e chi? Presidente, ma questo non c'è. Processi pendenti, imputazioni, però bisogna... avete chiesto di tutto. Sì, per carità, però dico, bisogna tener conto del fatto che questo è un processo penale nel quale lui è tuttora imputato. Quindi lo vogliamo... Anche qua è testimone, quindi lui
lui, vogliamo avvertire che lui, certo, lui in base al 198 non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Siccome certo. Stiamo interrogando su la premessa è questa. Ma lo dobbiamo anche avvertire. Certo. Certo, avvocato. Certo, io la domanda l'ammetto, poi avverto il test e poi si accomoda. Senta, onorevole, il pubblico ministero le farà delle domande sul processo Enimont. Io l'avverto che lei qua è in qualità di testimone, quindi lei in base all'articolo 198 secondo comma del codice di procedura penale non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità. Quindi io la ringrazio, lei Presidente. Può rispondere come può non rispondere. La ringrazio, Presidente, è peraltro rimesso alla sua discrezionalità. Molto gentile, ma peraltro mi sono lieto di rispondere. Il pubblico ministero può procedere. Non si è fatto un processo muto, quindi sono lieto di farlo invece qua. Chiaramente qui non vogliamo ricostruire questa complessa vicenda. Io le faccio alcune domande, se lei mi può rispondere sinteticamente, perché la ricostruzione dell'intera vicenda non interessa questo processo. Allora, la prima domanda è se effettivamente il 5 settembre del 90, comunque nel settembre del 90, quando lei era ministro del bilancio e Andreotti era presidente del Consiglio, vi fu una riunione del Consiglio di gabinetto che riguardava l'affare Enimont. La risposta. No, la domanda, se la mi consente, no, ovviamente. La domanda è. No, si rivolga al tribunale quando. Sì, prego. Ah, vabbè, io in genere non faccio il test, faccio l'imputato, quindi. No, lei risponda al tribunale. Però sì, sinteticamente, onorevole, perché sinteticamente, questo. Ma se non mi fate rispondere, neanche sinteticamente risponderò. Certo, risponda come ecco, nel 1990, il 5 settembre, noi non discutemmo dell'affare Enimont, ma della ristrutturazione della chimica italiana all'interno della quale c'era il contrasto tra l'ENI e la Montedison nella partecipazione definita Enimont. Prego, pubblico ministero. Allora io le contesto che lei alla Procura di Milano il 20 novembre del 93 ha dichiarato il 5 settembre 1990 su richiesta del Ministro delle Partecipazioni Statali dell'epoca Piga il Presidente del Consiglio Andreotti convocò un Consiglio di Gabinetto composto da Andreotti, Martelli, Carli, Pomicino, Formica, Battaglia, Piga, De Micheli sulla questione Enimont. Come è noto, nei mesi precedenti un forte contrasto sulle strategie industriali dell'Enimont è continua, certo. Con due pagine della questione Enimont che non leggo al Tribunale. Quindi lei ha dichiarato che in quel consiglio di gabinetto. La contestazione me la fa capire. A meno che io ho studiato la chimica italiana all'interno della quale c'era la questione Enimont del contrasto tra l'Eni e la Montedison. Lei se mi chiede di rispondere sinteticamente, io lo faccio sinteticamente. Diversamente io non ho difficoltà a intrattenerla per un'ora e a spiegarle e a ripetere tutto quello che ho detto a Milano. Ma la tesi sulla quale, l'argomento sulla quale quel Consiglio di Gabinetto fu convocato era la ristrutturazione della chimica italiana all'interno del quale c'era il rapporto tra l'ENI e la Montedison, perché ella forse giustamente non conosce che per legge dello Stato l'ENI era abilitata, era obbligata, per meglio dire, a intervenire nel settore della chimica. Quindi il quadro generale della chimica italiana all'interno della quale c'era la questione Enimont. Mi scusi, onorevole. Se io devo fare la sintesi, poi. Io ho impostato la domanda in questo modo perché io ho le prime quattro pagine di questo verbale che sulla base di questo incipit, il 5 settembre 90 Enimont, poi si articola tutto sulle questioni dell'Enimont, e cioè il controllo di questa società Enimont conteso da due gruppi, l'Enimont, l'ENI e la Montedison che era Ferruzzi. Quindi io le chiedo, comunque in quel comitato di gabinetto si affrontò il problema specifico del conflitto che si era determinato all'interno degli azionisti di maggioranza dell'Enimont per il controllo di questa società? Certo. Ecco, va bene, questo. In questa seduta furono prese delle direttive
o chiamiamola delle indicazioni, formulate degli orientamenti, non so il termine tecnico, per trovare una soluzione alla definizione degli assetti societari dell'Enimont e regolare i rapporti tra questi due contendenti, Montedison, Gruppo Ferruzzi e Eni. Sì? Sì, vuole che glielo dica. Se è sì o se sì. No? Sì. Se mi devo limitare a dire sì, oppure no, devo specificare? In questo caso mi basta un sì. Sì. Le risulta che il 22 novembre del 1990 l'intera vicenda si conclusa con l'acquisto da parte dell'ENI della quota della Montedison? Sì, ma dal 5 settembre, solo per dirlo al Tribunale, dal 5 settembre al 22 novembre ci sono stati tutta una serie di passaggi che ritengo siano importanti per i giudici che non conoscono il processo Enimont, naturalmente. Se, allora, Presidente, se il Tribunale lo ritiene rilevante... Consensuale la domanda e la risposta. Sta affrontando il processo Enimont, dobbiamo conoscere il processo Enimont e vogliamo capire le domande e le risposte. Il 5 settembre del 1990 fu fatto il consiglio di gabinetto, ripeto, sulla ristrutturazione della chimica e sul contrasto tra Eni e Montedison. In quella sede furono date indicazioni al ministro delle partecipazioni statali, che era il ministro vigilante sull'Eni, di fare una direttiva per dirimere il contrasto tra Eni e Montedison da un lato e per garantire comunque la permanenza dell'Eni nel settore della chimica, ancorché avesse venduto la quota che era di sua proprietà nella stessa Eni. Quella direttiva in realtà fu definita giornalisticamente il patto del cowboy, nel senso che si disse all'Eni, del cowboy, nel senso che l'Eni avrebbe dovuto formulare la proposta ed il prezzo e il diritto di prelazione sul 40%, tenga presente, scusi Presidente, che l'Eni Montera 40% Eni, 40% Montedison e 20% sul mercato. Quindi sul prezzo del 40% l'Eni avrebbe dovuto a definire le modalità di cessione o di acquisto e avrebbe dovuto definire il prezzo. Il diritto di prelazione sarebbe stato delegato al privato, in quanto c'era già il tema delle privatizzazioni e quindi il governo riteneva di non dover forzosamente pubblicizzare la chimica, ma offrire al privato le condizioni per acquistarla. Dopo il 5 settembre 90, il 26 settembre del 90, il CIPE, presieduto dal sottoscritto e sulla base delle proposte del ministro delle partecipazioni statali, Piga, definì all'interno di una delibera del CIPE questo che appunto fu definito il patto del cowboy. Naturalmente questo tipo di procedura prevedeva per chi vendeva e per chi acquistava alcuni tipi di obblighi. Questa era una direttiva del governo che non obbligava nessuno, aveva un valore cogente nei riguardi dell'ente pubblico economico, Eni, ma certo non poteva obbligare il privato. Tant'è che il 20-25 ottobre, adesso non è che ricorda precisamente la data, il dottor Gardini scrisse al sottoscritto nella qualità di ministro del bilancio e presidente delegato del CIPE che rifiutava la delibera e che pertanto rifiutava l'ipotesi di questo patto di gentleman agreement, come si suol dire. Da quel momento in poi ci fu una trattativa tra i soggetti Eni e Montedison che fece giungere poi alla data del 22 di novembre dell'acquisto da parte di Enimont. Non so se posso, probabilmente anticipando anche qualche domanda del dottor Scarpinato, non so se posso... No, posso. No, può chiudere. Ah, può chiudere. Prego. In corso di questa vicenda vi fu anche un contenzioso, le risulta che l'Eni chiese e ottenne il sequestro dell'80% del pacchetto azionario? Infatti è quello che stavo dicendo. Sì. Dopo che il governo si era tirato fuori perché il socio privato aveva respinto la mediazione del governo, il famoso patto del cowboy, adirono entrambi le vie legali, nel senso che Gardini convocò un'assemblea straordinaria di Enimont, perché intanto il dottor Gardini, forte del suo 40%,
aveva fatto acquistare da altri amici suoi, tra cui il francese Jacques Vernet. Gardini era gruppo Montedison. Montedison. E Gardini Ferruzzi. Gardini Ferruzzi, la stessa cosa. Aveva fatto acquistare l'11% sul mercato da alcuni soci, fra cui certamente Jacques Vernet e un altro italiano, in questo momento mi sfugge il nome. Dopodiché, forte di questa maggioranza, aveva fatto convocare un'assemblea straordinaria per decidere cosa? Per decidere il conferimento ad Enimont di altre società possedute dalla Montedison, Erbamont ed Ausimont, che una volta conferite avrebbero di fatto ridotto la partecipazione dell'Eni ad Enimont al 20%. In parole povere, avrebbe acquistato la partecipazione del 40% di fatto senza cacciare una lira. A questa iniziativa della convocazione dell'assemblea straordinaria, l'Eni, in piena autonomia, con il permesso con l'autorizzazione ministro delle partecipazioni statali, ha dì le vie legali chiedendo il sequestro, appunto, al quale faceva riferimento il dottore Scarpinato. Quindi alla fine comunque questa vicenda si concluse con l'acquisto da parte dell'Eni della quota della Montedison. Esatto. Esatto. Montedison che era controllata dal gruppo Ferruzzi Gardini. Esatto. La domanda successiva è, e siamo il 22 novembre del 90, alla metà del 1991, lei ha ricevuto da Luigi Bisignani, direttore delle relazioni esterne del gruppo Ferruzzi e per incarico di Carlo Sama, top manager del gruppo Ferruzzi, una somma superiore a 5 miliardi? Certo, l'ho dichiarato. Per quale motivo il gruppo Ferruzzi ha dato questo contributo? No. Per quale motivo il gruppo Ferruzzi le versò questa somma di 5 miliardi in titoli di Stato, se non erro? Esatto. Per un motivo che è stato peraltro consolidato, Presidente, in alcune sentenze che sono già in giudicato. Mi riferisco alla sentenza del processo Pusani, quella televisivamente nota, per la quale la sezione competente del Tribunale di Napoli, del Tribunale di Milano, escluse in via totale che la dazione del contributo alla mia corrente fosse in relazione alla questione Enimont, ma che al contrario, sentenziò, come peraltro emerse dal dibattito, che questo tipo di contributo era stato dato alla mia corrente perché nella metà del 1991 Gardini intanto era andato in America, perché la vicenda Enimont comportò anche una rottura all'interno della famiglia Gardini, il dottor Sam e poi il dottor Ferruzzi successivamente vennero a casa mia per dire che in realtà avrebbero voluto mettersi sulle spalle le esigenze economiche della corrente per la prossima campagna elettorale, e in realtà dette questo tipo di contributo. Devo dire che questa sentenza del processo Pusani, signor Presidente, è stata confermata anche dal processo Enimont, che mi ha riguardato, in quanto anche lì, in quel caso, sono stato condannato solo per finanziamento illecito ai partiti, cioè per un contributo che non ho dichiarato. Quindi la motivazione per la quale il dottor Sam e il dottor Ferruzzi erano quello che, volendosi riaccreditare, con alcune componenti del mondo politico, avevano scelto la corrente del Presidente del Consiglio, e sapendo che la corrente di fatto la gestivo io, vennero a casa mia offrendomi questo contributo. Senta, prima di questa data, siamo a metà del 91, questo gruppo Ferruzzi e Gardini aveva dato altre somme di denaro alla corrente andreottiana? Assolutamente no. Quindi questa è la prima volta. E per quale motivo proprio quell'anno che diede il contributo? Ha ragione, io glielo dico. Le dico una cosa che fu così non nota, ripeto, perché il processo Enimont, signor Presidente, è stato per la parte che mi riguarda un processo muto, nel senso che tutti si sono avvalsi della volontà di non parlare. Quindi sono lieto al dottor Scarpinato che mi ha fatto questa domanda. Il dottor Sarma mi spiegò che dal momento che l'ingegner De Benedetti e il suo gruppo sosteneva la sinistra democristiana e il Partito Comunista,
che poiché il gruppo degli Agnelli sosteneva non solo notoriamente il Partito Repubblicano, all'interno della quale c'era una, peraltro una autorevole rappresentante di casa Agnelli, e oltre ad avere buoni rapporti con la stessa Democrazia Cristiana, loro volevano in un quadro di sostegno e di, come dire, di apprezzamento della nostra politica, di poter un attimo mettersi sulle spalle le esigenze elettorali della campagna elettorale. Devo ricordare che nel maggio 91 ci fu la polemica durissima, signor Presidente, tra il Presidente Cossiga e il Parlamento, tanto che si parlò di elezioni anticipate a luglio. Tenga presente, solo per ricordarle il contesto nel quale questo avvenne nell'aprile del 91 una crisi di governo dalla quale uscirono i Repubblicani, e ci fu quindi un rischio di elezioni anticipate subito dopo la guerra del Golfo. In quella occasione lo stesso Partito Socialista, in realtà al proprio congresso, parlavano di elezioni anticipate. Questo spinse il gruppo Ferruzzi e per esso il dottor Sama a venire, in realtà per questa logica, a dire di volersi farsi carico della campagna elettorale che di lì a poco ci sarebbe stata. In realtà poi nello spazio di 7-8 mesi andammo alle elezioni. Lei su questo punto ha reso una dichiarazione che mi pare differente, che le contesto, lo stesso verbale di poc'anzi alla Procura di Milano. C'è, lei dice, arriviamo alla metà del 91 e c'è un incontro con Sama. In tale contesto Sama mi fece presente che poiché non aveva fatto niente per me, la famiglia Ferruzzi voleva dare un tangibile segno con un contributo significativo per la prossima campagna elettorale. Io, a dire il vero, feci presente che in quel momento non era vicino il pericolo di elezioni, ma egli mi fece presente che comunque era meglio prepararsi per tempo. Ne presi atto e lo ringraziai. Quindi lei, lei ha dichiarato che in quel periodo fece addirittura presente al Sama che non c'era pericolo di elezioni. Questo allora, no, è giusto che lei mi chieda il chiarimento. Il primo incontro con Sama avvenne a maggio. Lo scontro del quale io ho parlato tra il presidente Cossiga e il Parlamento, con un messaggio al Parlamento, avvenne dopo il voto referendario che, se non vado errato, era del 18 giugno del 1992. Quindi il pericolo delle elezioni avvenne dopo quella data. A maggio, quando venne, in realtà si disse in quell'occasione che non mi sembrava che le elezioni fossero alle porte. Poi, un mese dopo, invece, ci fu il grande dibattito tra Cossiga e il Parlamento. Senta, ma perché poi le furono consegnati questi 5 miliardi e passa in titoli di Stato e non in contanti? Cioè fu lei a chiedere questo particolare modo di... In realtà, essendo, come dire... Perché poi i titoli di Stato devono essere monetizzati, quindi c'è... Infatti. Quale motivo? Vede, siccome ha dimostrato il Tribunale di Milano e la Guardia di Finanza di Milano, di quella somma non una lira è stata utilizzata in maniera diversa dalla politica, mi fu dato in titolo di Stato e accolse il titolo di Stato. Quindi non fu lei a richiedere, no, il titolo di Stato. Senta, lei ha utilizzato taluni di questi titoli di Stato per un importo di circa 100 milioni e in particolare il CCT codice ABI 12869 contraddistinti dal numero 45219 al 45224 del taglio di 5 milioni ciascuno, CCT codice ABI 13009 contraddistinti dai numeri dal 380 al 399 di lire 1 milione ciascuno per acquistare a titolo personale oggetti preziosi dalla signora Fabri Stellina, oggetti di proprietà di Nicola Paolo con pagamento in due tranche da 50 milioni? Esattamente no. Lei, come al solito, prende una parte delle dichiarazioni e me le porta come verità. In quell'occasione alla Procura di Milano spiegai che il dottor Giampaolo Zambelletti, che era un mio grande amico, nel periodo elettorale aveva pagato 100 milioni, mi aveva anticipato 100 milioni che io li ridetti in titoli di Stato. Quando fu chiamato la signora Stellina Fabris, come può darsi che lei... Prego.
signora? Stellina Fabbri, che è la signora alla quale ha fatto riferimento il dottor Scarpinato. Signor Presidente, quando viene chiamato, in particolare in quell'epoca, una persona che non aveva dimestichezza con i pubblici ministeri si terrorizza e nel tentativo di dare una giustificazione, dette una giustificazione dell'acquisto di questi gioielli che non sono mai stati peraltro, come dire, neanche fotografati, neanche una fattura, c'era niente. Per cui era chiaramente un tentativo da parte della signora Stellina Fabbri, anche comprensibile, devo dire. Tenga presente, in quei mesi il marito era stato arrestato, quindi per questioni della vicenda farmaceutica, e quindi dette una spiegazione che è esattamente contraria alla verità. La verità è quella che le ho detto io, perché tutte le dichiarazioni che io ho fatto in tutti i tribunali d'Italia non sono mai state smentite da chi che sia. Lei alla metà del dicembre del 91 circa ha consegnato ha consegnato all'onorevole Salvo Lima la somma di 1,5 miliardi in titoli facente parte di questo capitale di 5 miliardi di cui abbiamo parlato sino ad ora? Sì, peraltro credo già di averlo detto al suo ufficio, perché fu interrogato dall'ufficio del pubblico ministero di Palermo. Non so niente. Glielo sto dicendo io. Non ci stai quello che ha detto? Ripeto direttamente. Sì, ho consegnato all'onorevole Lima, signor Presidente, perché solo per spiegarle il contesto all'interno del quale questo avviene. In realtà il vero gestore della corrente, con tutto il rispetto per l'onorevole Andreotti, ero io, per il semplice fatto che fino al 1980-82 la corrente di Andreotti era una corrente, se mi consente la libertà di parola, una corrente per modo di dire, mentre le altre componenti facevano convegni, facevano iniziative, eccetera, noi in realtà non facevamo nulla. Diventammo corrente quando gli amici napoletani, inizialmente Stotti, ma dopo l'83 Stotti abbandonò la corrente, ed io, crescendo politicamente, in realtà organizzammo il gruppo in vera e propria corrente. Devo dire che su questo ci fu anche in un determinato momento uno scontro con l'onorevole Andreotti, e fu nel luglio del 1900. Mi scusi, lei sta parlando della corrente Andreotti. Lei lo porta a parlare in questa maniera. Io ho chiesto se ha consegnato una somma di 1,5 miliardi. Lo deve spiegare perché ho dato questa somma. Posso deve spiegare, pubblico ministero. No, io vorrei, signor Presidente, dire perché ho dato questa somma. Lei lo deve spiegare, sì. Ho dato questa somma. Di essere sintetico, no, però lo spieghi. In maniera... Io sono sinteticissimo, però non a scapito della chiarezza. Lo deve spiegare. Io ho dato questo contributo perché, ripeto, ero l'organizzatore della corrente. Infatti Andreotti non sapeva niente di questo contributo che peraltro Ferruzzi aveva dato a noi, per un motivo molto semplice, che nel luglio del 1989 ci fu uno scontro tra me e l'onorevole Andreotti, quando formò il governo nel luglio del 1989. In quella occasione io sostenevo che alla Presidenza del Consiglio, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, andasse l'onorevole Mario D'Acquisto, perché tentavo di rompere l'alleanza all'interno della corrente che l'onorevole Lima aveva fatto con l'onorevole Sbardella. In quella occasione Andreotti non volle sapere ragione, non volle nominare Mario D'Acquisto sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, tanto che dopo aver nominato l'onorevole Cristofori sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, io mi feci carico di portare Mario D'Acquisto alla Presidenza della Commissione Bilancio, notoriamente commissione nella quale io avevo per 5 anni fatto il Presidente. Perché faccio questo antefatto? Perché quando poi io ho avuto il contributo dei 5 miliardi e rotti, e la sa che mi fu contestato 3,5 miliardi, io dissi no, sono oltre 5 miliardi quelli che ho avuto, io tentai di fare l'operazione sempre di riacquisire il consenso della componente siciliana della nostra corrente, finanziando appunto la loro campagna elettorale. Devo dire che questo non servì a nulla, perché lo scontro era durissimo tra me e gli altri amici da un lato, Sbardella e Lima dall'altro, tanto che poi lo stesso Andreotti intervenne, ovviamente dando ragione alla mia posizione e a quella degli altri amici che condividevano la posizione in contrasto, voi con l'onorevole Sbardella, voi con l'onorevole Lima. E questo è il contesto all'interno del quale il 1,5 miliardi
fu dato all'onorevole Lima, il quale peraltro, sempre per sua chiarezza, mi pregò anche di dare direttamente un contributo all'onorevole Lombardo. Sempre alla corrente andreottiana? Sempre alla corrente andreottiana, perché per ragioni, diciamo, della Sicilia orientale lui non voleva finanziarlo direttamente, quindi in realtà anche in quell'occasione, cosa che io ho riferito, ripeto, all'ufficio del pubblico ministero di Palermo, detti direttamente all'onorevole Lombardo, credo, 200 o 300 milioni. Anche qui però corro il rischio di non... Delle date. Viene preso contro l'onorevole Mattarella d'Italia. Senta, ma perché consegnò questa somma di 1,5 miliardi proprio all'onorevole Lima? Perché all'interno della corrente il rappresentante della regione siciliana era l'onorevole Lima. E io tentavo di distaccarlo da Sbardella, ma in realtà poi non ci riuscì. Senta, poi lei ha consegnato parte di queste somme ad altri esponenti della corrente andreottiana? In tutta Italia, diciamo. Sì, certo. In tutta Italia no, con l'onorevole Sbardella no, naturalmente, per le cose che ho detto poc'anzi. Perché c'era un conflitto? C'era un conflitto, ripeto, tra Sbardella e Lima da un lato, me e gli altri dall'altro. Ma questo conflitto non le impedì però di dare 1,5 miliardi a Lima? Nel tentativo, le ripeto, io le ho fatto il contesto prima, dottore Scarpinato, perché il mio tentativo permanente fu quello di sganciare Lima dal rapporto con Sbardella, per cui volevo far portare Mario D'Acquisto alla sottosegretario del Presidente del Consiglio e Andreotti me lo impedì. E dopodiché tentai, facendomi carico delle esigenze finanziarie della componente siciliana, ma in realtà lo scontro fu tale che poi arrivammo ad uno scontro pubblico, voglio dire, e in quella occasione Andreotti ovviamente dette ragione, politicamente parlando, a noi e non all'asse Sbardella Lima. E anche agli altri, voglio dire, se vuole mi ricordo dei nomi, a mente. Per esempio Lombardo, l'ho detto, a livello di regione siciliana, Caroli e di Giuseppe Pugliesi, Gottardo Veneto, Bisagno Firenze, ovviamente i napoletani, Fantini, D'Angelo, Polizio, Iannuzzi. Senti, quindi furono destinate esclusivamente ad esponenti della corrente andreottiana. E certo, furono dati a me per la politica e giustamente dovetti darli. Quindi lei alla politica. Non le versò al segretario amministrativo della Democrazia Cristiana per le esigenze del partito in generale. Vede, per comprendere bene, signor Presidente, quello che sto per dire, bisogna comprendere che contrariamente ad altri partiti che avevano, che gestivano, tra virgolette, le preferenze direttamente come segreteria nazionale o segreteria regionale, esempio tipico il Partito Comunista, che aveva una organizzazione cosiddetta giornalisticamente del centralismo democratico, per cui in realtà le preferenze le gestivano loro e quindi anche le risorse necessarie per fare la campagna elettorale ovviamente venivano date alle segreterie. In un partito come il nostro, che invece era organizzato per correnti, le preferenze, i costi delle preferenze erano addosso alle correnti, di qui c'è che ogni corrente aveva i contributi da imprenditori diversi per le varie campagne elettorali. Senta, lei ha consegnato parte di tale somme al senatore Andreotti? No. Ha informato il senatore Andreotti di questo contributo per la corrente Andreotti? No, in verità gliel'ho detto dopo. Dopo, quando insomma, è venuto fuori che avevamo avuto un contributo, lui mi chiamò e mi disse: ma che cos'è questa storia di Enimo? E disse: sì, noi abbiamo avuto un contributo, ma ripeto, perché la corrente dell'onorevole Andreotti... Io non voglio essere, Presidente, non voglio apparire megalomane, ma insomma, Andreotti fino al 1980 teneva franco i evangelisti che in occasione dei congressi scendeva nelle varie province, raccoglieva un po' di voti congressuali e si andava avanti. Tant'è vero che ella sa che nel governo di solidarietà nazionale le due correnti più piccole poi ebbero la prevalenza, quella di Moro e quella di Andreotti. Dall'82-83 in poi la corrente fu organizzata da chi le parla, prima da Scotti, in verità poi da chi le parla, e ovviamente non c'era assolutamente bisogno di, anche perché proprio Andreotti non aveva
come dire, l'idea del gruppo come corrente con la sua organizzazione, i suoi convegni, le sue strategie politiche, parlamentari. E quindi anche quando io divenni presidente della commissione bilancio nell'83, in un contrasto con il senatore Andreatta, signor presidente, chiesi personalmente ad Andreotti di darmi una mano. Andreotti mi disse: no, ma tu lo sai, io su questo argomento non ho capito. Ma lei coordinava dire. Anche la corrente siciliana? La corrente nazionale. No, poi, quella siciliana. La corrente nazionale. La gestivo organizzativamente. Buonasera, a questo punto stiamo entrando nel capitolato di cui la difesa aveva chiesto l'estensione. Se il test il tribunale risponde... l'ha rigettata, quindi ai fini della credibilità del test, a questo punto non posso ammettere allora, altre le domande. Chiedo se sa se l'onorevole Lima ha informato il senatore Andreotti di questa erogazione di somme da parte della Ferruzzi Gardini di 5 miliardi. Non ne ho conoscenza diretta, ma presumo di no, perché diversamente Andreotti me ne avrebbe parlato. Il presumo non ha ingresso in un processo penale, quindi se lei lo sa, se lei non ma lo sa che cosa? Io non ho mai saputo che ne avesse parlato Andreotti. Punto. Lei sa se qualche altro di questi numerosi esponenti della corrente andreottiana che hanno ricevuto delle somme di denaro proveniente da questi 5 miliardi ha comunque informato il senatore Andreotti? Mai, perché quando fui chiamato da Andreotti, quando scoppiò la vicenda di Enimont, in realtà mi domandò che cosa fosse questa vicenda e io in quell'occasione spiegai il tutto. Quindi parte di questo finanziamento non andò alla corrente romana, diciamo alla componente laziale? Andò alla corrente nazionale che era organizzata regionalmente, ma non e so come la alla componente dire. Lei ha detto siciliana, pugliese, per il Lazio c'è stata una parte di questa somma, no, che è andata. Perché c'era il Lazio, c'era Sbardella e quindi nel Lazio ovviamente okay. Tutto potevo fare tranne che finanziare gli avversari interni di corrente. Un'altra domanda. Lei ha mai avuto per conto o nell'interesse del senatore Andreotti colloqui o rapporti con il giornalista Carmine Pecorelli? Mai conosciuto. Mi ho fatto questa domanda. Anzi, le devo dire su questo argomento se il signor presidente me lo ministero, questo argomento del Carmine Pecorelli. Come, signor presidente? Non era nel capitolato. Ma che c'entra? Ai fini della credibilità del come? Paese. Certo, perché se lei mi fa fare la domanda successiva, intanto è un rapporto di interesse. Signor presidente. Non comprendo. Stiamo allargando ai fini della credibilità del testo, le ho fatto fare tutte le domande che ha ritenuto. E se lei mi fa fare l'ultima. Ora sta entrando in un nuovo filone. No, signor presidente, se lei mi fa fare l'ultima. Nuove domande. Se lei mi fa fare l'ultima. Se voi farete tutte le domande che riterrete. L'ha introdotto il tema, è ovvio questo. Se lei mi fa fare l'ultima domanda, si comprende perché attiene alla credibilità del test. E l'ultima domanda è questa. Nell'agenda di Pecorelli, alle date dell'11 gennaio e del 30 novembre del 1978, si trova scritto rispettivamente agenda che è stata prodotta dal pubblico ministero. Onorevole Cirino Pomicino e Cirino Pomicino. Lei sa il motivo per Cirino Pomicino alla data dell'11 gennaio 78, invece alla data del 30 novembre 78 Cirino Pomicino. Lei ricorda se ci sono dei motivi per cui Pecorelli ha notato il suo nome? Lei chiese un appuntamento, lei la incontrò? Lei ebbe modo di parlare per questioni che attenevano a fatti suoi o che riguardavano Andreotti? Ha qualche ricordo sulla base di questa indicazione testuale? Non ho mai conosciuto Pecorelli, né ricordo che Pecorelli mi abbia mai chiesto un intervento. Ma quello fu successivo, perché adesso non ricordo in quale anno fu ucciso Pecorelli, ma certamente io non ho mai conosciuto Pecorelli, né mi è stato mai chiesto da Pecorelli un appuntamento.